young man, when I was a young man in high school, you believe it or not, I wanted to play football for the coach. And all those older guys, they said that he was mean and cruel, but you know, I want to play football for the coach. Ariete, l'anno nuovo vi fa subito un regalo con l'energia esplosiva di Marte che, cambiando segno, si pone in una situazione neutra verso di voi, concedendovi dei ritmi più riposanti, anche grazie ad una Venere che vi concederà molti favori. Febbraio continuerà però a porvi in situazioni difficili con il vostro prossimo più vicino, parenti, vicini e figli. Ci sono situazioni stantie, situazioni che vi stressano e vi portano molta negatività, che dovrete chiarire e districare anche nel vostro lavoro. Ci riuscirete anche grazie all'aiuto di Marte che, sostando per ben 5 mesi nel Sagittario, vi darà un'energia ed una forza triplicate rispetto all'usuale. Ad aprile, con Venere nel segno, sarete gratificati ed amati. Belle energie anche in estate, a partire da metà luglio, con giornate piene di richiamo erotico. A settembre Giove entra in Bilancia e ciò sarà un'ulteriore sferzata di energia per la vostra vita e le vostre capacità. Magari, grazie all'aiuto di Urano, riuscirete a cambiare vita e modo di essere, ribaltando la situazione e prendendo una decisione inaspettata. Toro. Già nei primi di gennaio Marte si pone in una situazione di tensione rispetto al vostro segno. Ci sono situazioni che vi fanno star male e che somatizzate con grande dispendio di energie e risorse. È bene mantenere la vostra aggressività ad un livello di guardia. È bene perseguire serenità e chiarezza con tutti coloro che vi stanno vicini. Esorcizzate il transito incominciando a praticare sport, facendo palestra o con una vita sessuale incandescente, così come piace a voi. Giove, nel segno amico della Vergine, vi può aiutare a mantenere la forma fisica e ad usare moderazione nello stile di vita, soprattutto a tavola. Da aprile fino a giugno avrete Mercurio nel vostro segno. È un momento davvero felice e fortunato, ci saranno molti cambiamenti in casa e nella vostra vita quotidiana. Avrete molti nuovi amici e contatti, ravvicinati con persone che volevate frequentare da tempo. Ci saranno quelle gratificazioni che aspettavate. I vostri progetti diventeranno molto concreti, avrete soddisfazioni economiche e magari sarete aiutati da persone giovani o dai vostri figli. A fine anno, come vostro solito, tirerete le somme e vi ritroverete con un bilancio che vi è costata molta fatica, ma positivo. Gemelli. È un anno che vi richiede grandi risorse ed energie. Marte, dal segno avverso del Sagittario, vi chiede un continuo dispendio di sempre nuove forze. È probabile che il lavoro vi costringa ad un'attività fisica molto intensa, oppure che siate intrappolati in una storia di passione esplosiva che non vi consente tregua. Esorcizzate il transito che ha energie molto potenti con la meditazione e il controllo. Praticate arti marziali e pensate sempre prima di agire. I mesi di giugno e di ottobre saranno dolci ed emotivi. Da settembre in poi avrete anche l'aiuto di Giove che vi concede sviluppo, relazioni durature e un impegno sentimentale ufficiale. Lo stesso transito sarà attivo anche in campo lavorativo, societario e legale, ma il freno di Saturno indica che bisogna superare gli ostacoli che vengono dal passato e da ciò che ormai è un trend superato. È un anno di passaggio e di formazione. Già dagli ultimi mesi capirete che se avrete seminato bene, i vostri risultati potranno essere eccellenti, anche se, per ottenerli, avete speso grandi fatiche molto più di quanto siete stati mai abituati. Cancro. Iniziate l'anno un po' in sordina, dibattuti come siete tra mille problemi e mille serie difficoltà. State perfino combattendo con una depressione e con pensieri neri per voi inusuali. Per fortuna, un lungo transito di Marte vi concede tutta la forza necessaria e l'abilità per districarvi e trovare la giusta soluzione ai vostri problemi. Vi sentirete quindi come delle figure di pater familias, padri o madri patriarcali che devono tenere la famiglia unita e compatta.
anche con sottili e perfide strategie in cui del resto siete maestri. Il mese di luglio sarà dolce, come sempre, anche per via della presenza dei transiti di Venere e Mercurio. Attenzione, nel mese di ottobre, ad accordi e noie legali. State già cercando di superare una crisi di valori personali che vi debilita molto. Pensateci bene, quindi, prima di fare accordi e creare società che vi possono creare dei problemi anche più in là nel tempo. A livello sentimentale, vi sentirete complici anche l'energia di Marte come bulimici e ciò vi creerà diverse tensioni in famiglia e con chi vi circonda. A fine anno Giove crescerà questa tendenza all'eccesso, non solo in amore, ma anche nel vostro rapporto con la Tavola. Leone, iniziate l'anno con il transito di Venere che crea molto calore e splendore, ma ben presto Marte comincerà a crearvi difficoltà con un prolungato transito nel segno avverso dello Scorpione. Ci sono energie che dovrete comprendere ed elaborare. Probabilmente sarete impegnati in un lavoro o in una relazione impegnativa che vi porteranno all'interno della vostra anima, estrapolando tutto ciò che nascondete anche a voi stessi. Lo Scorpione, dove transiterà Marte, è il segno dell'eros e delle energie sotterranee, delle risorse finanziarie che piovono dall'alto. Voi che non siete abituati ad elaborare strategie, sarete costretti a nascondere le vostre intenzioni, almeno fino a quando Marte, entrato in Sagittario, vi concederà tutta la forza e la potenza necessaria per vincere ogni battaglia e promuovere ogni progetto. Sarà comunque una battaglia molto serrata ed otterrete un buon risultato solo impiegando tutte le vostre risorse. I mesi estivi di luglio ed agosto saranno il momento decisivo per chiudere progetti e definire accordi di lavoro e sentimentali. In questi mesi avrete tutta la forza necessaria per definire nuovi traguardi della vostra vita e ottenere risultati che desiderate. Marte vi rende per buona parte dell'anno carismatici e ricchi di forza. Nel mese di luglio brillerete più che mai grazie alla presenza di Venere. Vergine. L'anno si presenta con molto dinamismo, un lungo transito favorevole di Mercurio e di Marte vi continua a proporre belle idee, eventi positivi, occasioni da prendere al volo ed una buona energia fisica, visto che anche Giove, con la sua capacità di portare grandi cose, transita nel vostro segno. Saturno, dall'avverso segno del Sagittario, però, verrà raggiunto dal transito di Marte nei mesi di marzo, aprile, maggio, agosto e settembre. E allora sarete costretti a rallentare, a ripensare sulle cose da fare e a tenere a bada il vostro attivismo, rallentando un po' il ritmo, oppure, per riparare ad errori altrui, sarete costretti a sottoporvi ad un surplus di lavoro che vi lascerà molto provati. Anche Nettuno vi porta mille malinconie ed una forte ricerca di tenerezza ed affetti. Nei mesi estivi, i transiti di Mercurio e Venere vi faranno sentire un po' più rilassati e sereni. Abbiate cura di voi stessi, perché a fine anno la vostra energia potrebbe essere esaurita a un livello di guardia. Bilancia. L'energia di Marte diventerà finalmente neutra per il vostro segno per quasi l'intera parte dell'anno, liberandovi da quella potenza guerriera che ha caratterizzato l'ultima parte del 2015. L'anno è finalmente più scorrevole, anche se nei primi mesi avrete difficoltà di comunicazione e vi troverete di fronte a conflitti interiori ormai troppo profondi per essere ignorati. Le cicatrici resteranno, ma i cambiamenti che avete sperimentato sono ormai in corso d'opera e vi hanno profondamente cambiato, rendendovi meno fragili, più profondi e consapevoli. I mesi di settembre ed ottobre vi porteranno novità e buoni risultati, ottenuti però con un duro lavoro. Giove, che entra nel vostro segno il 9 settembre, contribuirà a dare più peso e visibilità ad ogni vostro risultato, creando nuove alleanze, contratti di lavoro e contatti umani con persone che preservano i vostri stessi valori e priorità. Inizierete così un nuovo periodo di relazioni ed avrete un nuovo ruolo nella società, più reale, più in armonia con i vostri valori più profondi. Scorpione. Quasi ad inizio anno, Marte si presenta nel vostro segno, stazionando in esso una prima volta dal 4 gennaio fino al 6 di marzo, con uno stillicidio di situazioni che richiedono il vostro savoir-faire e una calma olimpica. Nel corso dell'anno, Marte tornerà nel vostro segno dal 28 maggio fino al 2 agosto.
Questo potente transito è un invito ad usare la vostra forza di carattere usando decisione e personalità. Marte, rappresentando la forza della vostra energia, verrà avvertito in tutti i campi della vostra vita, sia in ambito finanziario che sentimentale. Potrebbe essere il momento giusto per trovare lavoro o anche un secondo lavoro. L'energia di Marte può essere impiegata in molti modi. Iscrivetevi in palestra, praticate uno sport, oppure iniziate una terapia psicologica o concedetevi al sesso. Tutto serve ad usare al meglio le energie marziane, rendendole vostre alleate. Da fine settembre a metà novembre sarete in un vortice di iniziative e novità, in mezzo a figli, amici e parenti. Venere nel vostro segno dal 24 settembre a metà ottobre concede molta gratificazione. Sagittario. Quest'anno è davvero un anno decisivo ed importante. Inizia in scioltezza con un piacevolissimo transito di Venere che vi concede molte gioie e gratificazioni di ogni genere, sia dal punto di vista finanziario che affettivo. Ma poi diventa un anno veramente tosto e decisivo per tutto il vostro futuro. Un transito iperdecisionale di Marte vi vedrà coinvolti in prima persona a gestire, organizzare e creare opportunità lavorative con un dispendio di energie fortissimo. Già dal 6 marzo fino a tutto maggio, Marte si presenta nel vostro segno richiedendovi forza, carattere e tante energie. Potreste trovare un nuovo lavoro o anche un secondo lavoro. Iscrivervi in palestra oppure dedicarvi al sesso. Marte richiede un positivo dispendio di forze, quindi assecondatelo più che potete. L'accoppiata di Marte con Saturno nel vostro segno è particolarmente incisiva. Scoprirete lati del vostro carattere rimasti in ombra. Vi troverete a sperimentare una grande freddezza, opportunismo e capacità di gestire con cinismo le situazioni che state vivendo. Tutto ciò che intraprenderete in questi anni, in cui Saturno è presente nel vostro segno, sarà decisivo e influirà sulla vostra vita futura. Abbiate quindi sempre attenzione e cura e sappiate guardare lontano. Dal 3 di agosto Marte rientrerà nel vostro segno. I cambiamenti che avete intrapreso diventeranno operativi ed efficienti per almeno altri 2 anni. L'autunno si presenterà più gratificante che mai. Capricorno. Plutone, che continua a stazionare nel vostro segno, vi rende più lucidi e consapevoli che mai. Quest'anno acquisirete un'ulteriore saggezza e razionalità. È l'anno che vi consentirà un grande distacco emotivo. Vi applicherete ad essere razionali, legati più che mai alla ragione e vi stupirete di riuscirci con inaspettata facilità. Tutto gennaio e febbraio e inoltre nei mesi di aprile, maggio e metà giugno sarete concentrati su questioni riguardanti la comunicazione e i rapporti con fratelli, cugini, figli e vicini di casa. Vi ritroverete ad avere nuove occasioni lavorative, nuovi contatti, nuovi rapporti e nuove forme di comunicazione. Rinnoverete molte delle vostre convinzioni, sarete più mobili e molto più desiderosi di dedicarvi alla comunicazione e alla conversazione. Riscoprirete il piacere di girare paese e città e nei mesi finali dell'anno sarete più che mai attivi e fattivi. Avrete voglia di fare esperienze nuove e di sentirvi forti e gratificati. Acquario. L'anno si presenta un po' ribelle ed anarchico. Non sopportate più che qualcuno, neanche voi stessi, vi costringa ai recinti o steccati di abitudini e divieti. Marte in Scorpione, già dall'inizio dell'anno, vi instilla sentimenti anarchici, vi fa sentire rabbiosi verso la società o verso le autorità che la rappresentano. L'influenza positiva prima di Saturno e poi del lungo transito di Marte in Sagittario contribuisce a darvi energia ed un senso di libertà per voi necessario come il pane. Nel mese di febbraio date vita a nuovi progetti e relazioni, con la capacità comunicativa e di aggregazione che fa parte del vostro modo di essere più profondo. Da marzo in poi, fino a maggio, troverete il vostro nuovo modo di essere, sarete più attivi e presenti ed userete anche le energie negative per ricaricarvi e creare occasioni a vostra immagine e somiglianza. Novembre e dicembre saranno mesi pieni di novità, movimento e gratificazione. Giove in Bilancia e Marte in Acquario vi concederanno una voglia di vivere impareggiabile e sarete stupiti da ciò che vi sarà possibile fare ed organizzare.
Pesci, siete ancora nel momento critico di passaggio da una fase di anarchia irresponsabile ad una di sofferta maturità e responsabilità. L'anno si vi presenta delicato e difficile in alcuni aspetti. Il segreto è cercare di capire che cosa vi si richiede e quindi non reagire con le vostre solite modalità di ambiguità ed inafferabilità. Saturno vi chiede di crescere e ve lo chiede con una certa durezza. Marte, dal suo canto, per buona parte dell'anno vi porterà momenti complicati e di tensione. Geniali ed intuitivi come siete, saprete bene fino a quando vi potrete spingere senza procurare problemi a voi e agli altri. Ma la vostra classe e sensibilità non basta. Dovrete essere in grado di valutare le vostre forze ed essere presenti ed efficienti, soprattutto per quanto riguarda nuove idee e progetti che potrebbero essere troppo inconsistenti, troppo arditi o rischiosi. La moderazione in questo anno è d'obbligo. Nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno vi sentirete particolarmente creativi, pieni di belle idee, mentre nei mesi più caldi dell'estate per voi sarà anche troppo facile esagerare ed eccedere in ogni campo. Ricordatevi che siete un diamante ma dal cuore fragile ed avete l'obbligo di non gettare via la vostra bella luce. La norma del cielo.